Introduco rapidamente la questione e poi ascoltiamo i relatori. La conferenza e l'iniziativa nascono per risolvere un problema, non per sfruttarlo. L'immigrazione e i problemi ad essa connessi e le emergenze sanitarie ipotizzate da alcuni organismi internazionali sono quanto di più preoccupante ci sia in giro in questo momento, e quindi siamo qua per offrire all'Europa e ai singoli Stati la possibilità di rassicurare i loro cittadini con interventi assolutamente rapidi ed efficaci. Semmai sono altri, e non sono qua dentro quelli che sfruttano malattie o presunte situazioni di profughi per imporre un'idea di Europa che non è la nostra e che oggi la Commissione, purtroppo appena votata, rappresenta perfettamente. Quindi io darei la parola a Marine Le Pen e poi agli amici Hannemans, Wilimski e De Graaf, e visto che il tempo in parte ci è stato portato via da chi ci ha preceduto, vedremo di essere quanto più sintetici possibili per rispondere alle vostre domande. Marine, a te. Bene, signore e signori, vorrei iniziare il mio intervento dicendo che noi non intendiamo assolutamente creare un clima ansiogeno su un tema che sappiamo tutti che giustamente è sensibile e che può creare un'inquietudine, una preoccupazione. L'obiettivo di questa conferenza stampa è di svolgere il nostro ruolo, ovvero partecipare all'informazione delle popolazioni, dei popoli, suggerendo delle misure, delle soluzioni che possono giustamente rassicurare i vari popoli europei che, in carenza di informazioni coerenti, oggigiorno affrontano delle procedure disperse e frammentate e potrebbero cedere ad una forma di panico. Se c'è un settore in cui la solidarietà, la cooperazione tra gli Stati-nazione deve rivestire pienamente il suo ruolo, se c'è un settore dove le organizzazioni internazionali possono legittimamente operare, beh, questo settore è proprio il settore sanitario, dei fenomeni sanitari e il settore della lotta contro le epidemie per evitare che eventuali epidemie si trasformino in pandemie. Quindi, purtroppo abbiamo poco tempo, grazie a coloro che ci hanno preceduto, quindi non riprendo tutti i fatti nei dettagli di questa epidemia dell'Ebola, perché li conoscete benissimo come noi, hanno rivelato tutta una serie nuovamente di carenze, di mancanza di previdenza, il desiderio di regionalizzare la salute e la sanità dell'Unione Europea si è mostrato un errore strategico, come in Spagna, come le grandi regioni a Madrid colpite dalla crisi nel 2008 hanno mostrato di non essere all'altezza da un punto di vista sanitario, ma potremmo tornare su questo tema. Che cosa crediamo noi? Crediamo che si debba agire rapidamente oggi nell'ambito di una reale e necessaria cooperazione sanitaria con i paesi in via di sviluppo, con un aiuto organizzato, coerente, per consentire a questi paesi che sono colpiti, i tre paesi colpiti principalmente dall'epidemia, di rispondere a questa epidemia, quando noi sappiamo che il loro sistema sanitario, di tutela sanitaria, non è all'altezza di questo sviluppo, di questo virus estremamente pericoloso. Crediamo anche che si debba sospendere immediatamente Schengen, perché il modo migliore per contrastare questa epidemia e il suo sviluppo è gestire le frontiere, per avere dei controlli alle frontiere tra gli Stati. Quindi più ci sono frontiere, più ci sono punti di controllo e più la sicurezza è di buona qualità, meno ci sono frontiere, più è difficile ovviamente effettuare una tracciabilità di
coloro che potrebbero essere colpiti da questa epidemia e quindi è difficile anche dare loro le cure mediche necessarie. Penso che si debba creare un piano per avere in Europa delle strutture sanitarie pluridisciplinarie alle nostre frontiere. Non ci sono infatti mille modi per lottare contro una epidemia. Uno dei modi è creare delle infrastrutture mediche che possano occuparsi sulle frontiere delle persone che possono essere contagiate da questo virus. Forse dovevo iniziare proprio da questo punto. Mi sembra, l'ho detto in Francia, mi sembra che sia necessario sospendere urgentemente i voli e gli spazi aerei con i tre paesi che sono più colpiti da questo virus. Ovviamente non si tratta di vietare i voli per gli aiuti umanitari verso questi paesi, per dare l'infrastruttura medica a questi paesi, ma bisogna evitare che i popoli, sappiamo infatti che c'è un periodo di incubazione per questo virus, ecco, in questo lasso di tempo non possiamo far sì che il virus arrivi sul nostro territorio senza essere identificato. Quindi sospensione immediata dei voli. C'è stato uno studio americano pubblicato a settembre che dice che per la Francia la sospensione dei voli potrebbe avere una riduzione dal 75% al 25% di contagio in Francia nei prossimi 20 giorni, una riduzione notevole. Attiro l'attenzione delle autorità pubbliche francesi. Importazione dei prodotti alimentari da questi tre paesi. Sospensione. Perché? Perché noi importiamo prodotti agricoli, penso alle banane, in particolar modo banane che possono essere contaminate da cadaveri di pipistrelli. Il pipistrello è uno degli animali che trasporta il virus e quindi può essere un elemento di contaminazione. Quindi adottiamo le misure, solamente quelle di buon senso, misure che devono essere attuate immediatamente, perché più si aspetta peggio è. Dobbiamo evitare le difficoltà, organizziamo gli aiuti necessari sul piano internazionale che noi dobbiamo fornire a quelle popolazioni che sono gravemente colpite da questo virus. Non solamente sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marin, ma aderisco a questa iniziativa. Posso parlare inglese? Sì, certamente. C'è anche una prospettiva belga speciale, ovvero i voli che arrivano a Bruxelles. Gli specialisti dichiarano e deplorano il fatto che il Belgio corra molti rischi. In particolar modo ci sono due voli alla settimana che arrivano dai tre paesi, dalle tre capitali dell'Ebola, la Guinea, dalla Liberia, Camaraki Monrovia e Freetown Sierra Leone. Quindi due volte alla settimana, sei voli in totale alla settimana che arrivano a Bruxelles e che portano questo rischio quotidianamente. Solamente dalla settimana scorsa questi voli sono controllati, vengono controllate, misurate le temperature dei passeggeri a Zaventem, ma se il Marocco e Casablanca possono adottare e hanno adottato queste misure appropriate a marzo, all'inizio di quest'anno, mi chiedo perché il Belgio lo abbia fatto solamente ad ottobre. Abbiamo corso dei rischi, siamo dinanzi ad un rischio ed è per questo motivo che noi evidenziamo in particolar modo che il Belgio dovrebbe abolire tutti i voli commerciali tutti questi sei voli commerciali da questi paesi. Poi ci vuole un controllo straordinario per i voli da Parigi, per i passeggeri che arrivano a Bruxelles da Parigi, il volo della SN da Camraki e quindi il Belgio, volo 3662, ed è per questo motivo che sono qui per sostenere l'iniziativa della Lega Nord, perché noi rappresentiamo un caso speciale. Anch'io vorrei ringraziare Matteo Salvini per aver avanzato questa iniziativa a nome di cinque stati e siamo e dobbiamo essere tutti consapevoli del pericolo di questa malattia. L'OMS
a dicembre ha previsto 10.000 nuovi casi a settimana. Quindi l'Unione Europea e l'Austria, quindi anche, hanno dormito fino ad ora perché non hanno fatto nulla fino ad adesso. In alcuni paesi magari ci sono state delle discussioni per delle misure efficaci, per esempio le discussioni negli Stati Uniti su delle misure efficaci e sulla possibilità di avere un embargo dei voli che arrivano dall'Africa occidentale. Voglio anche ricordarvi che c'è una discussione in corso anche in Svizzera. Mentre le autorità ufficiali qui non hanno ancora iniziato a discuterne, lancio un monito. L'Unione Europea non dovrebbe avere solamente un responsabile straordinario per l'Ebola. Dobbiamo avere anche un piano efficace per contrastare questo pericolo da un punto di vista sanitario, ma certo poi c'è anche l'impegno umanitario. Le persone contagiate devono poter ricevere gli aiuti necessari e l'embargo sui viaggi dovrebbe essere, secondo me, un'ultima ratio. E quindi accolgo favorevolmente anche la proposta di Marine Le Pen, che chiede di sospendere la zona Schengen in questa situazione di emergenza, perché le frontiere aperte non rappresentino un pericolo aggiuntivo, perché questo virus non si diffonda senza ostacoli in tutto il territorio dell'Unione Europea. Quindi i Paesi membri e le istituzioni europee devono considerare questa questione come prioritaria, e quindi questi 5 Paesi danno un impulso all'Unione Europea perché questa procedura venga accelerata. Grazie. Yeah. Sorry, that's easier. Okay. Of course, I would like to join my. Certamente, anch'io mi unisco ai colleghi in questa iniziativa che sostengo al 100% e passo all'olandese. E vorrei dire che in Africa attualmente assistiamo chiaramente ad una catastrofe terrificante, con numerose e innumerevoli vittime, e dobbiamo innanzitutto pensare a loro, alle vittime e alle famiglie di tutte le persone che sono colpite da questa malattia e che sono morte. Voglio quindi passare ad un'altra epidemia di qualche anno fa, l'influenza aviaria. Vi ricorderete che all'epoca ad Hong Kong erano state adottate delle misure radicali, molto rigide, per controllare l'accesso delle persone ad Hong Kong. Si verificava il loro stato di salute con degli scan da utilizzare sul corpo, e quindi ci sono state delle misure contro questo genere di epidemie che sono state attuate con efficacia in passato. Se è stato possibile con l'influenza aviaria, questo dovrebbe essere ancora più possibile con l'Ebola, un virus estremamente pericoloso, mortale. La posta in gioco è la salute pubblica europea, non parliamo solamente dell'Africa, non c'è solamente l'Africa, ed è veramente molto difficile limitare questo flagello all'Africa. Quello che noi constatiamo adesso è che da qualche mese questo focolaio è stato sminuito troppo spesso dalla Commissione e dai Paesi membri. Si sono volute minimizzare le cose e non si dà un tributo alle vittime e a tutte le persone, ai medici che danno un aiuto alle regioni colpite. Cosa si è cercato di fare? Si è cercato di nascondere un po' il fallimento della Commissione e dei Paesi membri del controllo alle frontiere, un fallimento flagrante. E adesso, a fronte di questo fallimento, la Commissione cerca di nascondere le cose.
Sono d'accordo con Marine quando dice che le frontiere interne e l'uscita da Schengen devono giustamente essere considerate per limitare una diffusione della malattia e perché questa malattia rimanga circoscritta in una regione la più circoscritta possibile. Inoltre, non abbiamo sufficientemente ascoltato la popolazione europea e il personale degli ospedali, medici, infermieri. Sono tante le persone coinvolte, abbiamo parlato di politica di quarantena, delle infrastrutture, ci sono tantissime misure che possono essere attuate, però è giunto il momento di agire. A differenza di quanto hanno fatto gli Stati nazione e la Commissione europea piuttosto è rimasta inattiva e bisogna agire, quindi sostengo questa iniziativa. Sì, io aggiungo solo due ultimi passaggi prima di eventuali rapide domande, purtroppo visto il tempo. L'Unione Europea è fuori legge, non rispetta la legge, dovrebbe essere sanzionata, quindi qualcuno dovrebbe sanzionare Bruxelles, perché l'articolo 168 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea prevede specificamente sorveglianza, allarme e lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. E quindi di solito è Bruxelles che sanziona gli Stati, in questo caso fossi Presidente del Consiglio d'Italia sarei io a sanzionare Bruxelles. Se non applicheranno quanto previsto dalla loro normativa, viene meno anche l'impossibilità dei respingimenti, sempre prevista dalla loro normativa. Controlli sanitari e identificazione alle frontiere mi sembrano il minimo indispensabile. A proposito di soldi buttati via, mi piacerebbe che ci fosse una commissione d'inchiesta non solo sui fatti di Russia o di Ungheria, ma sui milioni di euro usati per la cooperazione internazionale per capire se sono finiti ai cittadini africani o se sono finiti alle multinazionali, a qualche cooperativa o a qualche politico del posto. Se Giuseppina Paterniti della RAI, se per Matteo Salvini, volevo chiederle, non so se ha calcolato che lei viene da una regione molto ricca, che è una delle regioni che esporta di più e che ogni controllo alle frontiere è un costo in più per i piccoli imprenditori o gli imprenditori della sua regione, ogni frontiera che si passa, cioè se venisse abolita la zona Schengen, in una fase di crisi economica sarebbero un sacco di soldi in più che i suoi imprenditori pagherebbero. Grazie per la domanda. La salute non ha prezzo e se business is business, l'Unione Europea tolga subito oggi pomeriggio le sanzioni contro la Russia, che stanno facendo molti più danni ai miei imprenditori di quanto non possano fare tutti i confini del mondo messi insieme. Alfonso Bianchi, Unions da TT. Un questione per Madame Le Pen. Domanda per l'onorevole Le Pen. Lei dice di bloccare tutti i voli rivolti a questi tre paesi, però cosa si può fare per italiani e francesi che si trovano in quei paesi e che vogliono rientrare in Europa? Se ho ben capito quello che la intendeva. E cioè paesi che si trovano in quei paesi, ma ovviamente devono essere sottoposti a degli esami e a una vigilanza aumentata, questo è giusto, però vorrei dare un po' l'ordine di grandezza al problema. Al momento vi sono 300 persone che giungono in Francia da questi tre paesi e abbiamo reagito già con troppo ritardo. Secondo le organizzazioni internazionali avremmo dovuto essere più efficaci e se la Commissione avesse intervenuto sin dallo scoppio di questa epidemia di Ebola per avviare degli aiuti umanitari e anche medici proprio sul luogo in modo da avviare una quarantena efficace nei villaggi che sono stati coinvolti dall'epidemia, ora non saremo qui, non staremo discutendo queste difficoltà adesso. Quindi l'unico settore nel quale ci si poteva aspettare una certa utilità della Commissione europea, ecco, anche in questo caso è stata completamente assente.
E quindi non facciamo altro che constatare delle carenze totali da parte della Commissione. Quindi cosa si fa per evitare che ci sia un'espansione dell'epidemia? È evitare che si spostino le persone. Non è la prima epidemia che dobbiamo affrontare e dobbiamo comunque, se non altro, cercare di circoscrivere le conseguenze di questa epidemia. Quindi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. E quello che dobbiamo fare è appunto allora far scattare l'allarme senza appunto scatenare alcuna paura, alcuna fobia, però sappiamo che ormai i cittadini si aspettano delle decisioni da parte delle autorità pubbliche e con anche dei consigli da dare a chi si sposta. Una domanda per l'onorevole Salvini. Ho letto che la Lega ha concluso un accordo di cooperazione, se capisco bene, con il partito Russia Unita di Vladimir Putin. Volevo sapere se poteva dirci che tipo di accordo è, se ci sono anche risvolti finanziari previsti. E je voulais savoir si, si cet accord, donc la question pour Madame Le Pen et les autres leaders de votre groupe informel, disons, pourrait s'élargir aussi à vos partis nationaux. L'accordo è sui valori e sul futuro dell'Europa e della pace, non prevede altre collaborazioni, sarà fatto da subito in Consiglio d'Europa. Io ho visto che se ne occupa il Parlamento europeo in questa sessione, è 6 anni che fa aspettare la Federazione Russa per il rinnovo dell'accordo di partenariato, mentre per quanto riguarda l'Ucraina ci riuniscono anche alle 3 del mattino, con evidenti secondi fini da parte di qualcuno che sta facendo delle pressioni e che non siede al Parlamento europeo. Quindi la Repubblica di Crimea, per scelta dei suoi cittadini, è tale, quindi spero che questa sfortunata sede lo riconosca il prima possibile. L'accordo è sui valori e sui principi. Secondo me l'Unione Europea ha tutta la convenienza a dialogare a est, dal punto di vista commerciale, ma non solo, perché non mi sembra che mettere gli F-16 ai confini con la Russia sia intelligente da parte di un Parlamento europeo che parla sempre di pace, ma poi troppo spesso pratica la guerra. La Russia è un grande paese. La Russia è un paese grande e bisogna ricordarsene. E va anche coinvolto nella lotta contro gli jihadisti e forse anche in questo caso contro Ebola. È un paese grande e con i quali ho sempre ritenuto che la Francia dovesse avere dei rapporti particolari e dovesse anche approfondire i suoi rapporti strategici. E sono stupita del fatto che ogni volta che si dice che bisogna discutere della Russia, e i giornalisti presumono sempre che ci siano aiuti, sovvenzioni in qualche modo da parte della Russia. Però sappiamo che vi sono tutti i rappresentanti invece di sinistra che si recano a contattare in altri paesi, magari lì forse si giustificherebbe questo sospetto. Allora, devo dire che noi adottiamo certe posizioni già da molto tempo, però lo facciamo per quanto riguarda il fronte nazionale francese, perché ci interessa la Francia e i suoi interessi strategici, ed è per questo che io vorrei approfondire i rapporti con la Russia e anche con la Russia unita. Bonjour, c'est Enrique Cerveto du quotidien espagnol ABC. C'est pour madame. Per la signora Le Pen, mi stupisce un po' questa proposta, perché è stato detto che sì, chiudono i voli da questi paesi, allora i cittadini che provengono da questi paesi proverranno dai paesi vicini in cui ci sono ancora meno controlli degli aeroporti in uscita. Volevo anche fare una domanda sul problema che c'è stato con il gruppo UKIP. Questo l'ha incoraggiata a ricreare un gruppo parlamentare qui? Noi abbiamo intrapreso le nostre responsabilità, abbiamo sacrificato la possibilità di un gruppo a giugno perché volevamo tutelare i valori in cui creiamo e la coerenza politica che ci lega. Vedo che gli altri non hanno le stesse esigenze. Io ritengo ancora una volta che non si possa far tutto
semplicemente per preservare o creare un gruppo politico. Quindi continuo ad essere lieta di queste decisioni che abbiamo preso insieme e che non abbiamo rimpianto ad aver preso. Come si arrangiano Farage e i suoi alleati, beh, non so, faranno loro. Grazie a tutti. Merci beaucoup.